Torniamo qua con il nostro Verdon Sport. Ebbene sì, siamo undicesimi in classifica, però è anche vero che abbiamo una partita in meno e il nostro mister Ranieri vuole rimediare a questa situazione. Quindi abbiamo già una sfida molto importante contro il Servette, che è quinto in classifica, ha più 10 da noi. E quindi potremmo quantomeno, prendere dei punticini molto importanti quest'oggi. E la squadra direi che ci sta. Metterei Beyer al posto di Maius. Mettiamo Lizziero che ha ben figurato. Mettiamo Del Fabbro. Tijani 70 è arrivato. Molto bene, molto bene. Martin 66. Chi mi porto in panca? Klepak, Maius, Rodriguez e mi porto Alves. Alves al posto di Silva e ci portiamo giusto un difensore che sarà Malula al posto di Maurin, che tanto non ci serve. Quindi andiamo direttamente alla sfida contro il Servette, una sfida molto importante se vogliamo ambire a qualcosa di più, che a me farebbe molto piacere, onestamente. Non è semplice, onestamente parlando, non è per niente semplice, ma noi ci proveremo. Quindi si parte, dai ragazzi, andiamo a vincere. Andiamo a vincere questa partita. Con calma, Lizziero. Lizziero, con molta calma, bravissimo. Guardalo. Fuori gioco, no. Ma no. Ma no, ma no, ma no. Ma come? Ma come? Sono rimasto malissimo. Una cosa su cui dobbiamo migliorare è la fase difensiva. E a gennaio vedremo se riusciremo a portarci a casa qualche difensore centrale, anche solamente di riserva, che possa insomma cavare Gunnarsson e darci un qualcosa di un po' più come dire, un po' più intelligente quantomeno. Bravo Del Fabbro, che intervento. Beyer, Kevin Carlos, che voglio riscattarlo assolutamente. No, ma l'idea era buonissima per Lungoi, ma è mancato il resto. No, no, tu non passi. Tu non passi. Lusif, bravissimo. Esce palla al piede. Per Tazar. Fatti vedere, però. Tazar sbaglia il passaggio importantissimo per Lusif, che si stava facendo vedere pian piano. Molto piano, con molta calma. Però si stava facendo vedere quantomeno. Però. Ragazzi, però. Però lì al centro la difesa, ragazzi, è qualcosa di wow, cioè wow nel senso negativo, ovviamente, perché ci facciamo infilare con una bruttezza veramente cosmica. Cioè, chi lo marcava quello? Voglio provare a fare un cambiamento, ragazzuoli. Facciamo un cambiamento, va? Nella tattica. Vorrei fare in modo che sia un pochino la squadra meno in avanti. Meno profonda, un po' più difensiva, se no siamo sempre troppo alti, vedo, e subiamo un sacco di gol da ripartenze, da buchi difensivi. Vediamo se cambia qualcosa. Riprendiamola, dai. Lungoi, bravissimo. Però qualcuno al centro? Ammazza che cross, però Lungoi. Che cross, mamma mia. Quest'anno i cross non riesco veramente a farli. Cioè, fanno dei cross veramente bruttissimi. A cui non si riesce a dare, come dire, un po' di senso. Perché vengono delle cose no sense completamente. Vediamo se la difesa funziona. Però se vai a vuoto. Ci prova. Bravo Valenzuela. Intervento efficace, possesso Martin. recuperato. Lusif. Lizziero, buona la palla per Lungoi. Kevin Carlos. Però Kevin. Te voglio riscattare, però aiutami a fare in modo che succeda. Bravo Del Fabbro.
Vabbè. Fortunati. Abbiamo trovato uno spiraglio. Liziero. Beyer, buona la palla. Per Tazar. 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 Mannaggia. Vabbè. Calcio d'angolo, dai. Che comunque, dai. Calcio d'angolo. Vai. Vai. No. No. Vabbè che tanto era fallo, quindi ci avrebbero fischiato in caso di gol. Però la palla era interessantissima. Aia, aia. Avanza verso la porta. Aia. Aia. Sì, stava per fare un gol assurdo. Cioè un tiro potentissimo. Vabbè. Vabbè, poi 1-0 per loro e siamo un po' in difficoltà. Sì, diciamo che siamo un po' in difficoltà, soprattutto oggi in fase offensiva, ma anche difensiva, chiaramente, come sempre. Però la fase offensiva mi è molto sterile e non riesco a fare nulla. Questo era fallo, leggermente, onestamente. Però vabbè, dai, facciamo... Va bene così, va bene così. No, 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 no. Mamma mia, cosa ha preso Martin? Cosa ha preso Martin? No, ma che... Ancora Martin. Quanto soffriamo in fase difensiva, ragazzuoli. Lungoi, c'era un fallo grosso come una casa. E sto vantaggio? Perché per me dura sempre un secondo e mezzo, per gli altri dura tipo 3 ore? Domanda, eh. Così per dire, non... È imbarazzante questa cosa. Kevin Carlos. Lungoi lento, però... Oh... Sui giornali e sui siti. Kevin Carlos. Schneider ci prova. Ma il tiro non è per niente. Per niente fatto bene. No, era buona, però nessuno c'è lì. Conosciamo tutti le qualità di questo giocatore. Nessuno c'è. Nessuno. Bravo Liziero. Lungoi, buona la palla, Valenzuela. Kevin Carlos. Non c'entra niente qua purtroppo, ma. Era il passaggio che era sbagliato. Pallone non è uscito e non era facile. Ma quale fallo? Su. Allora. Cambi. Klepak. Alves. Rodriguez. Maius e Guet. Mettiamo Guet, però... Ragazzi, la partita è tosta, eh. Il Servette è molto forte. E non stiamo riuscendo a trovare il pareggio. Tiraccio. Senza problemi però il portiere. Tiraccio. Del Fabbro. Vai. Klepak. Bellissima la palla. Per Kevin Carlos. Guarda Maius. Al traversone. Ma cos'è sto stop? Maius. Alves. Il pareggio. Così. Un po' fortunato. Ma a noi va bene lo stesso. Alla fine dei conti, no? A noi va bene lo stesso. Assolutamente. Che opportunismo qui, eh? Che culo. Che culo, ragazzuoli. Che culo. Vogliamo dirlo. Della difesa è ferma. Qua siamo stati molto, ma molto fortunati. Ma molto fortunati. Molto, molto. Ma ogni tanto ci vuole anche un po' di fortuna. Nel caso, vabbè, però, no. No, no, no. Ma porca. Del Fabbro. È il secondo rosso in poche partite per Del Fabbro, che ultimamente becca più rossi che gol subiti. E vabbè, d'altronde mettiamo a sto punto Kevin Carlos qua. Non ho i cambi. Mettiamo Guet.
Facciamo così. So che Alves non è il suo ruolo, però a me giocare con l'attaccante in difesa anche no. Mi sembra di essere troppo allegri. Bello, molto bello. Dobbiamo resistere per portarci a casa almeno un pareggio, che sarebbe di fondamentale importanza. A sto punto, visto che siamo in 10. Però attenzione, Kevin Ancora Carlos. 300 secondi alla fine della gara. Bravissimo, Mauro. Sta per scadere il tempo, Guarda, Cristiano alla Maius. ricerca del gol partita. Maius, Opportunità! no! Potevano No, portarsi in Maius, vantaggio. no, no. Avevano Era tutti i punti l'occasione possibili vicino al perfetta. portiere. Ha Era letteralmente l'occasione saltato sul portiere perfetta, per scegliere il ragazzi. momento migliore. Era perfetta. La mette in mezzo. No, ma non ci credo, ma non ci credo. Ma io non ci credo. Ma io non ci credo. Ma io non ci credo. Dove vai? Oh, raga. Vabbè, Calcio di dai, rigore alla fine, un risultato pareggio che esterno, risultato non era quello esterno. che volevo, Entrambe le eh. squadre, come abbiamo visto, non si Però sono visto fermate. come si sono messe le cose, onestamente ci va anche bene. Una cosa che ho notato è che mettere un po' meno di profondità ci fa essere un pochino più, come dire, lucidi in fase difensiva. A parte l'espulsione, ma va bene, a parte quella. Però mi sa che io a questo punto metterò un po' meno di profondità per essere un pochino più incisivo. E comunque la squadra non è il top del top di questo campionato, ovviamente. Però bisogna. Sì, vabbè, Schneider, l'altro Schneider, il fratello, non ti preoccupa. Bisogna quantomeno darci un senso a questo punto. Facciamo. No, ampiezza, vabbè, profondità. Facciamo meno profondo. Così in modo che riusciamo a difendere meglio. Visto che il nostro problema principale è la difesa. Quindi. Allora, reso conto mensile, squadra primavera. Questo è forte, è vero. 15 anni, già un 57. Può crescere, vabbè, va bene questo programma di crescita finché non capisco che ruolo possa avere quando lo promuoveremo. Allora, Ferrari, no. Schmidt, no. Vogt, no. Moser, no. Ammazza, oh. Offerta per il prestito di Marius Schneider. Facciamo un prestito normalissimo, per favore, grazie. Diritto di riscatto, anche no. Ma volendo, possiamo anche assumere qualche nuovo preparatore. No, ancora niente. Ma perché? Ma perché? Ma perché questa cosa? C'è qualcuno di più importante per la porta? Un 5 stelle? Allora, abbiamo un 4 stelle in difesa. E abbiamo tutti i 5 stelle qua? Ma in realtà sì, ma in realtà sì. Non possiamo fare nient'altro, ragazzi. Purtroppo abbiamo questo limite dei preparatori e non capisco il perché. Cioè, o meglio, quando è che si potrà comprare più preparatori, insomma. Town, Tanner, offerta di prestito senza riscatto, grazie, troppo gentili. Silva vuole giocare nel prossimo incontro. Proveremo ad accontentarlo. Nel mentre siamo decimi in classifica, terzultimi. Che comunque dai. E quanto hai, Basilea? 44 punti? Porca miseria. Siamo contro il Basilea che ha 44 punti. Ma come facciamo? Ma come facciamo? Impossibile. Raga, è veramente impossibile. Vabbè, io non so come faremo. Oggi Rodriguez e Silva che vuol giocare. Kevin Carlos è aumentato, Maius anche. Un po' tutti sono aumentati. Ma devo per forza mettere Gunnarsson, l'altro è Malula che non mi sembra un fulmine di guerra, quindi mi sa che la scelta quantomeno è un pochino scontata, purtroppo. Io Alves me lo porto perché ha fatto una bella prestazione.
onestamente. Purtroppo Luzuena non sta trovando lo spazio e questo mi dispiace, però d'altronde davanti a questo Ricky Alves che sta veramente infuocando questa stagione è dura, anche perché davanti c'è uno Schneider che è un prospetto che dobbiamo far crescere perché sembra essere molto molto forte e non posso cavarlo, assolutamente no. Sarebbe controproducente per la nostra squadra cavare un giovane che sta crescendo, l'unico che sta crescendo veramente tanto. Tigliani, dai, Lusif, speriamo sia così anche oggi. Io come fallo, ha visto qualcosa. Allora io vorrei passarla qua, so che tanto faranno come gli pare, perfetto, molto bene. Palla intercettata. Ma in realtà io il passaggio l'ho fatto anche bene, quindi è il gioco che è da cancellare, non è il passaggio. Padroni di casa che scendono, ahimè, in campo dal primo minuto con questa formazione. Mi dispiace dirlo, ma non è il passaggio. Il problema non è il passaggio. A metri per correre. No, no, no. Bravo Tigliani. Funziona un po' questa cosa di essere meno in profondità. Recupera un pallone pericoloso qui. No, 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 no. No, Martin! Parata clamorosa. È oggi con Basilea. L'è dura. Vai. Bellissima palla, Mauro. Mauro, fino in fondo. Vabbè. No. Kevin Carlos fa un tiro... Orribilis. Fa un tiro, un colpo di testa orribilis. Veramente orribilis. No, Tigliani, no, no. Intervento comodo. Ma cosa ha preso? Martin fenomeno oggi. Ma comunque Basilea è fortissimo, raga. Cioè, è una roba fuori di testa per noi, eh. Vai Maius. Vai Maius. No Maius. Però ci stiamo ben comportando. Dai, diciamolo. Calma. Dobbiamo far gioco di squadra per sfangarla in un qualche modo. Tigliani, fatti vedere. Mamma mia, Tigliani però. Bellissimo. Kevin Carlos. Cos'è? Ma Kevin, che ti è successo oggi? Qual è il tuo problema? Diccelo. Che forse possiamo risolvere. Silva. Però che sfiga. Ma che sfiga. Sì. E si sblocca dunque il risultato. Ha fatto un gol incredibile questo, eh. No, comunque che sfiga, intervento bellissimo di Silva. E comunque loro riescono a passare a fare il tiro della vita, a trovare quell'angolino introvabile. Che vuoi farci purtroppo? Vabbè. Lungoi. No, Kevin. No, ma... Mannaggia, 1-0 stiamo perdendo contro il Basilea, che è la prima del campionato, purtroppo. Non abbiamo giocato male. Sì, potevamo essere più sotto, perché loro hanno avuto occasioni un pochino più nitide di far gol, noi un po' meno, però... Però non ci stiamo comportando male. Tocca di così, in attesa di avere una squadra ancora più forte, dobbiamo dir così per forza. Si fanno vedere i compagni. Calma, bravo Gunnarsson. Gunnarsson se ne va. È impazzito. Kevin Carlos. No, Kevin Carlos. No, no, ma... Ma cosa? Ma cosa? Ha preso la palla netta. Ha preso la palla netta. Vai Silva. Schneider che oggi è un po' fuori dal gioco.
Buona palla per Lungoi. Lo salta di netto. No! Sì, Mauro! La palla manco era per lui, Posso essere onesto, non era per lui la palla, era per Kevin Carlos. Però, va bene lo stesso, per carità. Bello, bello. Era per Kevin. Terea inguardabile. Oh, 1-1. 1-1. Zitti tutti, 1-1. Contro il Basilea. E comunque, male non mi sembra, no? Anzi. Grandissima prestazione al momento. No, però Valenzuela, vacci. Ho spinto X per passarla. Ma porca. Tiani! Dai però, ragazzi. Ma porca puttana. Vabbè, non lo dico. Ma porca miseria. Dai. Allora, qui... Cioè, adesso per farvi capire un po', perché mo... Allora, qui se allunga, sono in vantaggio, spingo X per passarla indietro, perché io ovvio penso che ci arrivi, onestamente. No, si scansa e vabbè. Già gli dici, ma perché ti scansi? Qui lo salta con una giocata da fuori classe inaudita. Grossa, Tiani si addormenta e niente. Ragazzi, che fatica quest'anno. Kevin Carlos oggi inguardabile. Alves, me la svolti tu per favore. Andiamo. Proviamo a pareggiarla quantomeno. So che è difficile, ma... Diciamo che un pareggio sarebbe quantomeno bello. Meritato no, però bello. Bello. A Klepak però, porca miseria, un po' di cattiveria su questo pallone. Dai, su. Demir. No, beh, questa vuoto però. È in ottima posizione. E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completamente cambiata. Quarto gol della gara. Vabbè, facci però. Che fatica, ragazzuoli. Ma che fatica. Attigliani, mali mortacci tua. Fa filtrare un pallone interessante. È dura. È durissima. È durissima contro questi. Lo sapevamo e vabbè. Infatti. Si muove per vie centrali. E infatti. Nessun problema. La riapriamo? Ricky. Maius. Occhio alla difesa perché è scoperta opportunità. Fuori gioco. Non era fuori gioco. Ma che palla loro. No. Riceve palla, attenzione, pericoloso. Martin. Non trattiene, occhio alla possibilità. Sì, ma che sfiga abbiamo. Ma che sfiga abbiamo. Gara che sembra ormai aver detto tutto. La palla arriva sempre a loro, comunque vada come vada, vabbè Silva, però beh, ormai ho perso anche la concentrazione di tutto, perché giustamente, cioè, mi sta veramente mi sta partendo l'embolo. Oh raga, ma cos'è? Senti, io non c'ho più la pazienza. Vai risultato 5-1. Non c'ho più la pazienza, ragazzi. Cioè, veramente. Boh, la squadra si è distrutta. La squadra si è distrutta da sola. Vabbè. Prestito. Mi sono trovato in un momento in cui veramente non riuscivo a far nulla. Adario, eri espulso, non potevi giocare, non so se rendo l'idea, o comunque sto gioco mi regala delle perle inaudite, ma delle perle, ragazzi, che proprio, cioè, ma proprio, vabbè, Previak, no, Manu,
Manu è anche in scadenza, il buon Manu per il prossimo anno potrebbe essere intrigante. Il buon Manu. Perché no? Perché no? È in scadenza. In avanti un 71 potrebbe darci un qualcosa. No? Io quasi quasi il buon Manu molto veloce, cruciale. Beh, in effetti sì. Verresti a fare il cruciale. 5 anni, dai. Ma come un anno? Ma 3 anni. Manu. Basta, eh. Clausola pure, poi. È un po'. Prende 16.000. Io gli offro 16.500. Vabbè, ragazzi, non ce li ho. Non ce li ho. Speravo, ma non ho i soldi, quindi ci riproveremo nel caso quando vendremo qualcuno. Comunque, situazione critica, non abbiamo soldi, la squadra non sta andando benissimo. Vabbè, andiamo contro il Lucerna che sta a 20 punti, ok, 5 punti in più di noi, quindi dovrebbe essere una squadra alla nostra portata, in teoria. In pratica torna intanto Del Fabbro che va bene, perché abbiamo sentito veramente la mancanza di del Fabbro tantissimo e ci serve. Torna Lisiero, che non ha mal figurato nelle ultime prestazioni. Oggi Lusuena, facciamolo giocare un po' se è possibile. E andiamo, ultima di oggi, contro questi, Stato di adrenalina, i tifosi ci credono, nessuno vuole mancare. Terrazzi Sperando che, sfoglia il perché una cartellino, vittoria Lucerna ci sopra la servirebbe difesa, sul tribuno tantissimo, dai, posto cioè. di Poi massa, l'appello fatto dopo dagli il allenatori 5-1 del Lucerna, contro d'occhio e il benedizione, Basilea, come servirebbe l'allenatore ancora di più Lucerna una sta vittoria. mettendo pressione di questa sfida. Si gioca per i 3 punti, incontrovalevole per la Servirebbe tradizione tantissimo una Super League. vittoria, non Un match da è non vero? perdere, Lele. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia. Si è parlato anche Ah, di raga, Lele. però. C'è la respinta del portiere, si Se gioca. partiamo così mi sento male io, Gioco che va avanti. Le Lungoi. Kevin scelte le tattiche sono Carlos. i padroni di casa per questa Comunque era sfida. fallo. Kevin, va da solo. Kevin. È partito, Kevin. Lo lascia sul posto qui. Schneider. Fa Maius al tiro. volo. Para Ma senza Vasic problemi. para. Questa è l'11 della Me la squadra sono oggi, sentita di teoria. controllarla perché pensavo che non ci arrivasse neanche a prenderla. Quindi ho detto, vabbè, cosa controllo a fare? Provo a tirare via. O provo a fare il contrasto, quantomeno. Del caso che. Punta la Ma chi porta. sei? Ma smettetela con queste buffonate Sta il cross di Lele. dell'autolancio lungo. Recupera bene il pallone. Schneider. Situazione gara interessante. Maius. Tazar. Per Fa Lusif. parte la Mattia Schneider. Lusif. Fa Buonissima la palla attenzione in stavolta. Bravo difesa. Bravo qui a Lisiero. interrompere Oh. tutto. Ma come si è buttato questo maledetto? L'arbitro concede il vantaggio. Maxi Maia. Com'è che si chiama quello Maxi Maia? Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare Una il maia momento giusto. gigante. Crossa in mezzo. Tijani, bravissimo. Interrompe bene l'azione qui. Maius. Apre tutto Schneider, bellissima per Lungoi. Ha spazio per andare. Ma cos'è? Cos'è? Pericolo scampato per il momento. Ottimo lavoro Cos'è? difensivo. Buona l'idea qui. Bravo Intervento Lusif. provvidenziale, recupera palla, evita Dai. guai. Calma, calma. Tazar. Tazar è partito. Va da Guadagna metri. solo. Fino in fondo Tazar. Occhio alla Che tiro è conclusione. Tazar? Ma che tiro è? Ma Intercettata che è bene sta dal portiere. ciabattata? Tipo la vecchia col bimbo cattivo. Ciabattata. Così. Oh, vai. L'ho Va in verticale, visto. non male l'idea. T'ho Occhio al visto! rimbalzo, il No, riflesso l'ha del presa ancora? portiere Ma che dice di no. non ci credo. Intervento da campione questo. Potrebbero portarsi in Ma vantaggio. scusate. Scusate.
Com'è successo questa cosa? Allora, Schneider tira subito. Tiro scadente, vabbè. Porta sguarnitissima. Sì, vabbè, dai, ho capito. Non dovevo segnare. I tifosi avvertono l'importanza. Penso che sia palese. E provano a trascinare la squadra verso il gol. Para comodamente il portiere. Colpo di testa un po' così così. E non ci porta grandi benefici, onestamente. Nostra, bravissimo Nungoi. Ma cava questi schemi inutili, mi danno solo fastidio. Iziero. Guardalo. Hazard. Tenta il cross. Per chi? Boh. Iziero ancora lui. Però se non ci va qualcuno, ragazzuoli, complessa, Primo tempo, 0-0. Facciamo fatica a segnare quest'oggi, è vero. Facciamo fatica a segnare, non riusciamo veramente a impensierire la porta avversaria, a parte con Schneider in quell'occasione, però. Che dire, era un'occasione veramente d'oro. Vai Nungoi. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. Bravissimo Nungoi. Maius. No, vabbè, io non ho... Non ho parole. Non entra sta palla oggi. Vai Nungoi. Maius, no. Brutta gestione del possesso. C'è campo per andare, attenzione. Calma, calma. Bello, bello, bello. Bellissimo sto cross. Calma. Stiamo giocando bene oggi. Maius. Pettasar. Bravo Lucif. Intelligentissimo. Maius. Maius! Finalmente siamo in vantaggio. Verdon Sport 1, Lucerna 0. Grande, 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 dai. Uno spiraglio di luce finalmente in questo episodio. Uno spiraglio di luce. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Comunque, gran bel gol. Devo dire che è stato un gran bel gol, onestamente parlando. 1-0, ora dobbiamo tenerla. Bravo Lucif. No, di zero. Bravo Martin. Tiella lì. Con molta calma. Devono accelerare la manovra. Bravissimi ragazzi. Nungoi. Che possono sperare di riaprirla. Troppo poco hanno costruito finora. Lo certifico. Vai Kevin. Kevin. Restano comunque aggrappati alla partita. Un gol cambierebbe tutto. Palla che finisce sul fondo. Angolo, no? Neanche. Com'è possibile? Scusate. Ma com'è possibile che non sia manco calcio d'angolo? Bravo Tazar. Schneider, bravissimo. Maius, per Kevin Carlos, la palla è perfetta quasi. Non ci arriva per un pizzico. Calma, bravo Del Fabbro. Valenzuela. Vai Nungoi. È tua la fascia. È tua. Bravo Nungoi. Nungoi, no! Non ci credo. Non ci credo. Non è possibile. Mancano 5 minuti alla fine della partita. E comincia un'altra azione importante a caccia del palo. Del Fabbro. No. No. Bravo Valenzuela. Esci con sta palla. Bella palla, Maius. Tiella. In the box. Guarda Schneider. Però guardalo un pochino meglio. Bravo Schneider. Maius.
nostra. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Calcio d'angolo. Schneider. Ancora Lungoi. Maius. Ancora Lungoi. Maius. Schneider. Oh, basta, è finita. 96esimo, basta. Vamos. Una vittoria. Una vittoria. 1-0, ma non me ne frega niente. Il cortomuso. Il cortomuso. All'Allegri. Il cortomuso all'Allegri, anche se è Ranieri. Mamma mia. Che fatica, oh. Che fatica. Proseguiamo su questa strada. Proseguiamo su questa strada. Match combattuto. Pensiamo alla prossima partita. Assolutamente. Sapevo o no? Siamo stati più forti. Sapevo o no? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Onestamente, che potessimo vincere. E vabbè, ci interessa al momento. A Brezza, dai, è su. Cioè, sempre fa polemica quando non c'è bisogno. Accordo, 2 anni. Vai, 2 anni, dai. Al massimo, se vediamo che cresce tanto, lo richiamiamo, chi se ne frega. Pure Tanner, 2 anni al Forest Green. Ok. Devo dire che non è affatto male. Accordo, prestito breve. Però preferivo il prestito breve io. Speriamo che accettino quello, anche se non credo. Allora, siamo decimi in classifica. Ma perché noi abbiamo sempre una partita in meno? Manda. Allora, siamo decimi. In realtà l'Europa dista veramente poco. Dista 5 punti. Ma. In realtà non è così male, Non è così male la situa. Certo, siamo la difesa più perforata del campionato, però vabbè, abbiamo anche il migliore attacco tra i migliori attacchi nelle ultime, però abbiamo la difesa più perforata. Ma il campionato, cioè la coppa quando è che si fa? Scusatemi, Dov'è il calendario? A parte che nel prossimo episodio si aprirà il calciomercato, ragazzuoli, anche se mi sa che faremo veramente poco. E gennaio c'è solamente una partita. La coppa? La coppa si disputa il 6 febbraio contro Zurich. Ma c'è andata e ritorno? No, c'è solo scontro secco. Vabbè, vediamo un attimo come andrà, però intanto questo è. Ade Fabbro, ma è scassato però, Con tutto il bene mi è scassato. Quindi nel prossimo episodio andremo a fare... No, non impostazioni. Andremo a fare... Calcio mercato, 2 partite e vediamo un po' come va, sperando che in questo calcio mercato si riesca a vendere tipo Gunnarsson e vedere un po' cosa fare, perché dobbiamo veramente investire soldi in difesa soprattutto, perché la difesa penso che sia la parte più critica della nostra rosa, onestamente parlando, però staremo a vedere. Ragazzi, vi ringrazio molto e ci becchiamo alla prossima, ciao!